Partiamo dall'inizio. Domani a mezzogiorno, alla Spezia, io sopprimerò il Papa e i principali capi delle religioni mondiali. Cosa? Quello che hai udito è la verità. Carlo Maggi è un giovane genovese, un ragazzo di circa 30 anni che sta per andare a sposarsi. E riceve questa telefonata da questo killer che lo avvisa che sta per andare a uccidere tutti i capi religiosi del mondo. L'idea del film è nata in una maniera pazzesca. Volevo realizzare un film che obbligava due persone molto diverse. Nell'origine erano un ragazzo un po' sofferente, diciamo, nella vita e una vecchietta, inizialmente, che erano costretti per qualche ragione a fare un tragitto molto lungo all'interno di una 500. Io non so guidare la 500, non la sapevo guidare. Non avevo le misure della macchina, quindi devo aver preso tipo 96 gomitate a sinistra e a destra mentre facevo le manovre. E invece poi ho imparato bene, infatti mi piacerebbe comprarmene una, però adesso vediamo un po' come sono gli incassi del film. Mi faceva molto ridere questa idea qua, che per due persone molto diverse, due mondi diversi per coscienze, per età e per mille cose, dovessero condividere uno spazio microscopico come quello di una 500 per una ragione che trascendeva entrambe le vite coinvolte. Nella 500, almeno in quelle originali, va fatta la doppietta. Come ha detto, scusi? Non so se sapete cosa consiste la doppietta. La scrittura della sceneggiatura è stata un calvario insopportabile per motivi che vi sono evidenti anche da queste immagini, per la vergognosa tendenza di Giovanni a interpretare personaggi che diventano alla lunga fastidiosi. In realtà anche la lavorazione del film è stato un calvario per me. Io ho abbandonato le riprese al secondo giorno e sono tornato solo per la cena finale del film. Questo va regolarmente cancellato. Io l'avevo raccontato a Giovanni, a Robbiano, Giovanni Robbiano, e questa cosa lo aveva divertito e aveva dato un suo contributo. Cioè lui aveva scritto tempo prima un soggetto che vedeva due ragazzi invece che per una ragione non ben identificata erano gli unici che potevano salvare la vita al Papa. 89, 1 terza. Ci doveva essere solo il Papa da salvare, però io ho detto no ragazzi, il Papa no, cioè, mettiamoci qualche altro capo religioso del mondo, facciamo un vero summit, facciamo che veramente, cioè Carlo vada insieme alla giornalista, vada a salvare veramente una situazione grossa, a Spezia, che è un posto dove penso accadano pochissime cose. È un bel film, è divertente, ma soprattutto è un film che io ci ho messo il grano dentro, per cui andatela a vedere, fatemi sto favore, portateci i bambini perché è un film per tutti, portateci i vecchi perché è anche un film per i vecchi, possono dormire. Quando i registi mi hanno chiamato e mi hanno proposto questo film, ho pensato che erano dei pazzi, fare un film mezz'ora ciascuno. Poi mi hanno offerto di scrivere anche una parte della sceneggiatura, quindi sono ancora più pazzi. Portateci quelli di mezza età, portateci la donna, non guardate il film e vi trombate la donna. Pertanto che non... Anche fosse stato un film su una Vespa, su una Prince verde, l'avrei fatto. L'uomo che state osservando è il più pericoloso ed efferato killer in circolazione sul pianeta. Omega. Let's go. Siete da soli? Andate a vedere 500, magari incontrate una. Il film è molto, molto cartoon, molto fumettoso. Stop! Chiaramente ballando potete girare, però guardate in macchina, non salutate, non fate cose. La cosa straordinaria di questo film è che ci sono tantissimi cameo di amici e attori straordinari, tra cui Ed Bishop, che è il mitico comandante Straker della serie UFO, è una serie che avevo visto da bambino e quindi per me insomma, è un momento di felicità pensare di aver fatto un film insieme a lui.
Saluto Massorita. Lavorare con tre registi è stato molto interessante, innanzitutto perché sono tutti e tre i miei amici e questo aiuta. E poi è un po' come fare tre film allo stesso tempo. Cioè, ognuno ovviamente ha la sua visione del gioco ed è interessante. Poi, essendo un film indipendente, non abbiamo avuto imposizioni da nessuna parte, quindi abbiamo fatto quello che abbiamo voluto. Quindi per me è stata un'esperienza fantastica. 55-1 prima! Azione! Margherita, Marichiaros, an espresso just for you. Ooh, 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 ooh. You plan to stay all alone, but you found me. Italy.